zombie apocalypse. Grazie.
Allora ragazze, mi ho appena fatto una skincare routine, non ho messo la crema tanto, tra poco mi devo fare la doccia, in più devo pulire la mia camera, quindi non so quanto riuscirò a fare questa benedetta video, vlog, barra videoblog, basta perché non c'è altro da dire, solo videoblog, e quindi non so con la mia mattinata quanto sarà ricreativa, perché tra l'altro è produttiva, soprattutto perché, come dire, insomma, fuori c'è vento, ogni tanto piove, ogni tanto smette, quindi non si capisce un bel niente, quindi non so neanche io come farò a fare sto videoblog di quattro chiacchiere con voi, perché voglio anche tenervi compagnia, ma non so manco io come, perché non sono così brava come le grandi youtuber, vabbè, no comment, quindi non lo so neanche io come fare, boh, non ho proprio idea, proprio molto strano, vero? Già, e vabbè, sono anni che rompo le palle su YouTube come con alcuni haters, però almeno riesco a essere su YouTube. Cosa che non è sempre facile, però ci provo. Allora, adesso mi faccio una doccia e ci vediamo dopo, dai. O pulisco, una cosa faccio, pulisco, è meglio che pulisco, dai.
bacco, hai spinto? Ah? Hai spento? Ah, lascia così, già torna.
registrando. Sto scusando di radio. Sì, sì, io sto registrando e poi la puntera. Allora, ecco qua, nel frattempo ho dato una bella pulita, cioè spolverata sul, non mi viene il termine, una bella spolverata sul letto, sulla, come si dice, sulla testiera del letto, e nei comodini, i due comodini, il quadro della Madonna, tutti gli altri, vabbè, gli altri li ho evitati tanto se non venivo più troppo lungo, però off camera li ho fatti perché erano macello da pulire. E poi ho pulito anche qua, come potete ben vedere, infatti è tutto bello pulito e lucido. Insomma, non ho usato, chissà che ho usato uno straccetto di, non in microfibra, ma anche in microfibra, perché no? E vabbè, con lo specchio lo vedete così perché... Vabbè, lasciamo perdere nel comment. Mi sono dimenticata di pulirlo, ragazzi, sono un essere umano come tutte voi, quindi mi sono dimenticata anche quello di pulirlo. Non perché avessi fretta di chissà che cosa, ma perché veramente mi sono dimenticata di pulire proprio quello specchio lì. Pazienza, almeno quello l'ho pulito e lo lucido, grazie a Dio. Tutto il resto lì è pulito, anche quella parte lì dove io vado a fare i video, viceversa, anche questa è pulita. Questo è pulito, questa parte qui dove io metto le penne e viceversa. Poi anche qui dove metto i pennelli è tutto pulito e rinfrescato. Lo stesso qui, idem, ho spolverato tutto. I pennelli lo so, sono da lavare, ma ragazzi, non è che non ho avuto tempo. È che avevo altre cose da fare, quindi dovevo sempre uscire di fretta e furia e mi sono truccata e cicciava là che non ce l'ho fatta a pulirli. Tanto quando rientrerò la sera, anzi, o ci metto di buona volontà a lavarli e li laverò. Non faccio video perché tanto lo so che l'avete già visto il video. Se male farò uno su TikTok e Instagram dove lavo i pennelli, non lo so neanche, vediamo. Ma l'avete già visto, inutile che ve lo faccio vedere 30.000 volte. Poi qua c'è il computer, anche qui ho dato una bella spolverata. Qui sotto poche cose ho fatto, lì c'è tutta una cosa da ripulire, ma anche lì, vabbè, chi se ne... E nulla. Qui ho lasciato stare perché non voglio rompere le ginocchia e salire, perché tanto non posso salire sulla sedia, perché anche se una volta sono salita per un po' mi sta facendo male, quindi evito di salire sulla sedia perché sapete benissimo la mia situazione, rotazione motoria, la mia situazione appunto motoria non mi permette di salire né sulla scala né sulla sedia, quindi questa parte qui la bandisco proprio, non la evito proprio in assoluto perché non posso salire a pulire, casomai farò venire qualche persona a pulirmi la qualche mia zia a pulirmi la scrivania qua su, perché sia qui sì, qua su che la più su ancora è tutto a pulire, compresa questa e l'armadio, vediamo un po', non lo so. Comunque, nel frattempo ho pulito anche questa cosa qui, questa lampada, che era sporca, non ne poteva più, va bene, comment, e basta. Ho pulito anche il quadro di Valiasca, come potete vedere bello lucido. Anche qui la Madonna l'ho pulita tutta quanta, lo specchio compreso, infatti vedete quanto è bello lucido.
E nulla, è a posto. Ah, aspettate un attimo. Qui ho messo un po' a posto un po' di cose perché era troppo incasinato sto comodino e l'ho rimesso tutto dentro, i fili e le cose varie. Niente, questo era tutto. Ci vediamo al prossimo video. Intanto nel frattempo non so se metterò musica o cosa, però forse metterò il parlato qua sul tubo, cioè su questo video editing che man mano pubblicherò, non so quando, ma cercherò di pubblicarlo. Buona giornata, buon proseguimento di giornata e soprattutto buon pranzo a tutte. Ciao, stay tuned per un altro video sul canale, video di recensione. Ah, mi sono anche fatta la doccia dopo questo video skincare. Perché oltre che skincare all'inizio, ma soprattutto ho fatto la doccia e poi eccomi qua, tutta bella per la casa, ma anche per uscire. Vabbè, più per la casa che non per uscire, vedete? Sono tinta tutta nera, perché vabbè, no comment, tutta black, total black, e con le pantofole, vabbè, della Dr. Scholl, che sono comodissime. Sì, se vedete le calze bianche, calde, di lana, è perché ai piedi sento un po' di freddino, quindi vabbè. Niente, ragazze, questo era tutto. Ci si vede a un prossimo video. Lasciatemi un like di supporto se non l'avete fatto, fatelo adesso. Un commentino e iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao. E seguitemi su Instagram e TikTok. Ciao.